Aspetta, non chiudere ancora le valigie, c'è sicuramente spazio per inserire uno o più giochi da tavolo. Oggi ti consiglio 5 giochi da tavolo dalle dimensioni ridotte per allietare le tue vacanze. Sono giochi semplici e veloci da fare in due oppure con compagnie più numerose. In questo video ci saranno anche giochi di cui non ho mai parlato sul mio canale, quindi anche se mi segui da un po' troverai sicuramente degli spunti interessanti sui migliori giochi da tavolo per l'estate. Lost Seas è un gioco di piazzamento tessere che dura circa 30 minuti, è adatto dai 7 anni in su, quindi potete sfidare i vostri figli, ma è anche molto divertente tra adulti. Nella prima fase di gioco sceglierete 8 tessere punteggio da disporre in riga e in colonna, circondando una immaginaria griglia 4x4. Ogni tessera riporta un requisito che andrà soddisfatto dalle tessere che metterete nella riga o nella colonna corrispondente. Potrebbe essere richiesto di posizionare determinati elementi marini o un determinato numero di elementi marini. Nella seconda fase di gioco ci si alterna scegliendo delle tessere dal centro del tavolo da posizionare sulla griglia 4x4 che abbiamo lasciato vuota, cercando ovviamente di rispettare i requisiti sulle tessere punteggio della cornice. Quando la griglia è piena si contano i punti solo delle tessere punteggio che abbiamo soddisfatto. Non è sicuramente un giocone, a volte le scelte sono obbligate, a volte entra in gioco la casualità, ma è molto divertente la prima fase, quella della scelta delle tessere punteggio. Ogni tessera punteggio ha infatti un doppio lato, c'è un lato con un requisito più semplice da soddisfare che darà meno punti a fine partita e un lato con un requisito più difficile da soddisfare che darà più punti a fine partita. Dovremo scommettere su quali e quanti obiettivi pensiamo di riuscire a soddisfare, inoltre dovendo incrociare obiettivi sulle righe e sulle colonne dobbiamo posizionarli nel modo che ci sembra più opportuno per creare degli incroci, delle combinazioni che possano funzionare. Si può giocare fino a 4, ma in due giocatori è molto interessante perché diventa molto più tattico. C'è anche la possibilità per ogni giocatore di eliminare una tessera dal mercato, quindi danneggiando l'avversario, oltre che pescare tessere per sé. Arriverà presto un tutorial di questo gioco sul mio canale. I giochi di carte sono tra le scelte più popolari da portare in vacanza perché si tratta di giochi tascabili, spesso hanno un regolamento molto semplice. Ovviamente mi porterò anche un buon vecchio mazzo di carte classiche per un Burraco o per un Machiavelli, ma tra i giochi di carte moderni oggi vi consiglio Claim di MS Edizioni. È un gioco di prese per due giocatori della stessa famiglia del 3-7 o della Briscola, ma la particolarità sta nella suddivisione del gioco in due fasi. Nella prima fase di gioco ad ogni turno è in palio una carta, quindi il vincitore della presa non prende le carte giocate nella presa, ma prende la carta in palio, mentre chi ha perso la presa ne pesca una casuale. Nella seconda fase si gioca con in mano le carte che abbiamo guadagnato nella fase precedente e qui si gioca ai punti. Ad ogni presa, quindi effettivamente cercheremo di prendere le carte che ci daranno più punti. Quindi c'è una prima fase che potremmo quasi chiamare di deck building e una seconda fase a punti. Oltre a questo, il mazzo non è un mazzo di carte classico, ovviamente, ma ci sono 5 semi, quindi 5 fazioni differenti, ognuna con un'abilità speciale che potrebbe cambiare le regole nelle singole prese. A fine partita si ottiene un punto per ogni fazione di cui si ha la maggioranza delle carte, quindi ci sono un totale di 5 punti in palio. Esistono anche dei mazzi di espansione con ulteriori fazioni che si possono inserire sostituendole a quelle di base per variare le partite. In descrizione trovate i link per acquistare i giochi citati oggi online se dovessero interessarvi per le vostre vacanze. I Borsa Strati di XV Games sono i giochi da viaggio per eccellenza, pochissimi materiali e giochi che stanno tutti all'interno di un sacchetto. Potete scegliere quello che vi ispira di più, ce ne sono tanti, vi ho parlato in altre occasioni di Wizard's Garden, che è uno dei miei preferiti, oggi vi voglio mostrare nel dettaglio Dice Scrapers, un piccolo gioco di gestione dadi per due giocatori. In questo gioco si costruiscono grattacieli con i dadi, ad ogni turno puoi o costruire un nuovo grattacielo posizionando un dado come fondamenta oppure rendere più alto un grattacielo già esistente. In questo caso dovrai usare un dado del tuo colore o del colore avversario con il valore uguale,
oppure più 1 o meno 1 rispetto al dado che è attualmente in cima al grattacielo che vuoi innalzare. Quando finiscono i dadi si controllano tutti i grattacieli e per ogni grattacielo si ottengono punti per le serie di dadi del nostro colore, per la maggioranza di dadi del nostro colore oppure per la presenza di dadi del nostro colore alla base e in cima al grattacielo. In 10-15 minuti la partita è finita, ma le situazioni sono sempre diverse. Tra l'altro, siccome dobbiamo usare sia dadi nostri che del nostro avversario, dobbiamo sempre prendere decisioni interessanti, magari per togliere punti all'avversario oppure per lasciare punti all'avversario perché noi puntiamo a un grattacielo di maggior valore. Teoricamente c'è anche un pizzico di destrezza in questo gioco perché se uno fa cadere una torre è eliminato dalla partita. Questa cosa è difficile che accada se si gioca tra adulti, però potrebbe scoraggiarvi dal creare torri troppo alte. Scrivetemi nei commenti quali giochi porterete voi in vacanza, se portate sempre gli stessi giochi oppure se cambiate in base alla destinazione e alla compagnia. Un gioco investigativo fa sempre piacere in vacanza, perché si può giocare in tante persone, anche con nuovi amici. Infatti anche chi non ha mai giocato a un gioco da tavolo entra facilmente nei meccanismi di un gioco di questo tipo, perché di fatto non c'è un regolamento da memorizzare, si tratta semplicemente di risolvere un mistero con intuizione e logica. Per quest'anno ho scelto di consigliarvi In Giallo, un investigativo piuttosto recente di MS Edizioni, di cui trovate anche un tutorial sul mio canale. Forse non è super portatile, se avete problemi di spazio, forse vi consiglio di orientarvi più verso un escape room da tavolo, che solitamente hanno scatole più piccole. Però ho deciso di consigliarvi questo gioco perché secondo me ha il livello di difficoltà giusto. Ci sono infatti investigativi molto difficili come Sherlock Holmes, Detective, che sono bellissimi, non fraintendiamoci, ma per cui potreste spendere 3, 4, 5 ore e ancora non arrivare alla soluzione. Soprattutto se avete neofiti al tavolo rischia veramente di diventare una serata frustrante e noiosissima. In Giallo vi tiene impegnati un'oretta, massimo due, magari non riuscirete a scoprire come si è svolta la storia al 100%, ma è facile che riuscirete a intuire buona parte della vicenda. L'ambientazione è molto piacevole e può essere familiare agli amanti della letteratura perché è ispirata ai romanzi di Agatha Christie. Come materiali di gioco avrete solo un mazzo di carte e alcuni fogli più grandi con ad esempio delle mappe da esplorare. Il setup è praticamente nullo, potete subito iniziare a giocare leggendo l'introduzione della storia e non ci sono piccoli componenti o materiali che rischiate di perdere. Durante lo svolgimento del gioco ognuno può dire la sua, ci si confronta per decidere quale luogo visitare, quale personaggio interrogare, il tutto si fa pescando la relativa carta e leggendone il retro. Si procede così finché si pensa di aver trovato la soluzione. Ma in vacanza bisogna anche e soprattutto divertirsi, quindi ci vuole anche un party game. Anche se non li porto spesso sul mio canale, mi divertono molto i party game in cui si gioca con le parole, in cui bisogna disegnare e in cui bisogna indovinare qualcosa. Il mio consiglio riunisce proprio gli ultimi due aspetti che ho elencato, si tratta di Doodles, il gioco degli scarabocchi di Red Glove. Ad ogni turno bisogna far indovinare agli altri giocatori una parola disegnandola. Fin qui sembra tutto normale, il problema è che ad ogni turno si gira una carta, ci sono tre parole possibili e ad ogni giocatore ne viene assegnata solo una. Il difficile è che queste tre parole sono tutte simili tra di loro, ad esempio potrebbero essere alieno, marziano o extraterrestre, oppure benedizione, destino, fortuna. E abbiamo solo 30 secondi per disegnare la nostra versione della parola. In 30 secondi si può fare solo uno scarabocchio, da qui il nome, ma con questo scarabocchio dobbiamo far intuire l'esatta sfumatura della parola che ci è stata assegnata. Dopo la fase di disegno tutti cercano di indovinare cosa hanno disegnato gli altri. Si ottengono punti se indoviniamo il disegno di un avversario e se gli avversari indovinano il nostro disegno. È un'esperienza super divertente, si è sempre alla ricerca di quell'illuminazione che può far rendere il nostro scarabocchio effettivamente comprensibile. E a volte quando vediamo come gli altri avversari hanno reso una parola, non possiamo fare altro che complimentarci per la genialità dell'intuizione. Si gioca da 3 a 7 giocatori, in mezz'oretta avete finito la partita, ma sicuramente vorrete farne subito un'altra. Ovviamente si potrebbero portare tanti altri giochi in vacanza, se i consigli di oggi non vi sono bastati, vi consiglio di guardare subito anche le mie classifiche sui migliori giochi tascabili e sui giochi da fare in treno. Alla prossima, buon gioco e buona estate!